Scuso per la voce, ma sono un po' malata, ma conto di riuscire a parlarvi lo stesso. Iniziamo a parlare di questo argomento con un film, Woman in Gold, del 2015, diretto da Simon Curtis. La storia di un dipinto di Gustav Klimt, ritratto di Adele Bloch Bauer I, confiscato dai nazisti a Vienna poco prima della Seconda Guerra Mondiale. E della battaglia di circa 8 anni che ha condotto la nipote di Adele Bloch Bauer, Maria Altman, un'ebrea fuggita da Vienna al tempo dell'occupazione nazista, contro il governo austriaco per recuperare il quadro e altri dipinti della collezione di famiglia, aiutata da un giovane avvocato amico di famiglia. Nel 1998, Maria Altman, che vive a Los Angeles, a 82 anni, scopre che il dipinto non era stato donato da sua zia alla Galleria del Belvedere di Vienna, dove era esposto, ma che era stato trafugato dai nazisti. Gli inizi degli anni 90 è un periodo molto vivace per questi argomenti. Pensiamo dopo la caduta del muro di Berlino, la guerra fredda, il rinnovato interesse per rintracciare le opere trafugate durante la guerra si fa sentire un po' ovunque. E il 1998 è anche lo stesso anno dei principi di Washington, che poi vedremo, relativi all'arte confiscata dai nazisti, firmati da 44 paesi, fra cui l'Austria. Con questi principi, questi paesi si impegnavano a restituire i beni trafugati. Adele aveva chiesto al marito Ferdinand Bloch Bauer di donare il dipinto e altre opere di Klimt alla Galleria del Belvedere di Vienna dopo la sua morte, quindi i dipinti erano stati lasciati al marito. Quando i nazisti invasero l'Austria, il marito, rimasto vedovo, fuggì dall'Austria, si rifugiò in Svizzera. Nel suo testamento del 1945, designa i nipoti come eredi del suo patrimonio e quindi anche Maria Altman. La sua proprietà, però, nel frattempo era stata confiscata. La sua proprietà, quindi, comprese i beni culturali, i dipinti, i gioielli, un violoncello di Stradivari del padre di Adele, che morì 2 settimane dopo. Nel 1941 il dipinto viene messo in vendita e acquistato dal Museo austriaco ed esposto nella Galleria del Belvedere. Maria Altman, insieme all'avvocato, intraprende un'azione legale contro il governo austriaco, una battaglia che è avvenuta sia in Austria che soprattutto negli Stati Uniti. Il governo austriaco, sottolineava che, secondo il testamento di Adele, quei dipinti dovevano rimanere nella nazione e fece il possibile per dimostrare che Maria Altman non aveva diritti sul dipinto. Nel 2006, invece, la corte stabilì che Maria Altman era la legittima proprietaria del ritratto di Adele e di altre 4 opere di Klimt. Nel febbraio 2006 migliaia di persone a Vienna si misero in fila al freddo per salutare il dipinto, per dire addio al dipinto. Nel giugno del 2006, una volta rientrata in possesso dei suoi dipinti, Maria Altman li mise in vendita da Christie's e vennero acquistati da Ronald Lauder, figlio di Estée Lauder, per 300 milioni di dollari. Ronald Lauder è anche presidente della Commission for Art Recovery. Il ritratto di Adele Bloch Bauer fu valutato 135 milioni di dollari, che al tempo era la somma più alta mai pagata per un dipinto. Un mese più tardi, il ritratto venne esposto permanentemente nella Neue Gallery di New York di Lauder, come richiesto da Maria Altman. La vendita, ebbe molte critiche da parte dell'opinione pubblica. Il critico d'arte del New York Times dichiarò che gli eredi stavano facendo cassa con quei dipinti e che una storia di giustizia e riscatto dopo l'Olocausto era diventata un'altra occasione per intossicare il già folle mercato dell'arte. D'altra parte, aveva diritto di venderlo. Non tutto è andato ovviamente, come raccontato nel film, ci sono sempre delle licenze, come sempre. L'adattamento cinematografico ha cambiato alcuni aspetti, per esempio la fuga di Maria da Vienna è avvenuta in modo diverso. È stato un giornalista austriaco a informarla, a contattarla per dirle che c'erano dei documenti che provavano la sua proprietà.
Il film è stato stroncato da The Guardian, ma a me sinceramente è piaciuto molto. Io non ricordo quasi mai le trame dei film, però mi ricordo quello che mi hanno lasciato. E due cose mi hanno colpito in modo particolare. Allora, nel film Maria Altman lascia il padre malato a Vienna nel 38. In realtà le cose non sono andate proprio così perché nonostante il pericolo rimase a Vienna fino alla morte del padre. Anche se non è vero, nel film si sottolinea il senso di colpa che penso inimmaginabile di chi si salva sapendo che la sua famiglia probabilmente non si salverà. L'altro punto che mi è piaciuto molto del film, quanti significati può avere un'opera, quanti significati può assumere un'opera a seconda di chi la guarda. Per noi è Klimt, per noi è l'opera di un grande esponente della secessione viennese, per gli austriaci è il simbolo dell'identità nazionale austriaca. Per Maria Altman nel film è solo il ritratto dell'amata zia. La gente vuole vedere un capolavoro di uno dei più grandi artisti austriaci, ma io vedo il ritratto di mia zia. Nel materiale che potrete scaricare c'è la sceneggiatura del film. Questo è solo un esempio molto famoso di collezioni ebraiche disperse. Nel film la Shoah rimane sullo sfondo e anche in questo webinar la Shoah rimarrà sullo sfondo. Ci occupiamo infatti della spoliazione di beni culturali ebraici, tema su cui adesso c'è veramente un grande interesse. Pensiamo alle iniziative in corso, quindi mostre, convegni, siti, in particolare due mostre, una è ancora in corso, una è appena finita. Fateful Choices, Art from the Gurlitt Trove. Questa è una mostra al Museo di Israele di Gerusalemme e c'è stato anche un convegno per la chiusura della mostra, organizzato da Christie's e dal museo. E poi Concealed Histories, Uncovering the Story of Nazi Looting, questo è il Victoria and Albert di Londra. Il museo chiede aiuto al pubblico per individuare i proprietari di alcuni oggetti, sicuramente provenienti da collezioni ebraiche. Questa mostra presenta 8 storie di collezionisti e delle loro famiglie sotto il nazismo. Gli oggetti sono parte della collezione di un londinese, Arthur Gilbert, ebreo, che ha sposato una donna americana e che dagli anni 60 in poi ha messo insieme i pezzi di un'importante collezione, circa 1200 pezzi, che poi nel 1996 vennero donati al Victoria and Albert. In quegli anni nessun collezionista si faceva particolari domande sulla provenienza delle opere. Cosa sta succedendo in Italia? Allora, il 7 agosto del 2019, quindi lo scorso agosto, il Ministero dei Beni Culturali ha lanciato l'idea di un gruppo di lavoro per il recupero dei beni culturali sottratti agli ebrei durante il fascismo. Questo con la collaborazione dell'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e con il coinvolgimento di rappresentanti dei ministeri della giustizia e degli esteri per facilitare l'azione della diplomazia. Quindi il gruppo di lavoro avrebbe dovuto esaminare casi di sottrazione o spoliazione di beni di rilevanza culturale avvenuti nell'ambito dell'Olocausto, dell'Olocausto del periodo fascista, per portarli all'attenzione del Comitato Recupero e Restituzioni. Nel frattempo però è cambiato il governo, sono cambiati alcuni evidentemente programmi, questa per ora l'idea non ha avuto seguito. In aprile ci sarà un grande convegno internazionale ad Ancona su questi temi, Defenseless Art, The Destiny of Artists and Collections After the Enactment of the Racial Laws. E c'è stato fino a un mese fa un progetto europeo appena finito, Transfer of Cultural Objects in the Alpe-Adria Region in the 20th Century, che si occupava in particolare di Friuli Venezia Giulia, Istria Dalmazia, i paesi membri del progetto Germania, Italia, Slovenia e Croazia, che si è occupato anche delle spoliazioni ebraiche di quest'area geografica e ha pubblicato i quaderni di Memofonte, cioè gli atti di un convegno su questo tema. Abbiamo accennato ai principi di Washington, partiamo però dalla Carta
Claims Conference nel 1951 a New York ci fu un incontro fra le principali organizzazioni ebraiche, da cui ebbe origine la Conference on Jewish Material Claims Against Germany, che viene chiamata quella che viene chiamata la Claims Conference. Lo scopo era quello di negoziare la restituzione e la compensazione, se non fosse stato possibile trovare e restituire le opere, alle vittime delle persecuzioni naziste e ai loro eredi. Il 10 settembre del 52, dopo 6 mesi di negoziati, la Claims Conference e il governo della Repubblica Federale Tedesca, rappresentato da Adenauer, firmarono un accordo noto come Luxembourg Agreements. Da allora il problema delle restituzioni ha assunto sempre maggiore importanza. E nel 1998 vennero approvati i principi di Washington, nel corso della Washington Conference on Holocaust Era Assets, che si è tenuta il 3 dicembre del 98, principi che sono stati riaffermati nella dichiarazione di Vilnius nel 2000 e in quella di Terezin nel 2009. Cosa sono i principi di Washington? Allora, innanzitutto hanno un carattere non vincolante, sono delle linee guida che altro costituiscono un obbligo morale per i paesi e sottolineano subito nel preambolo la differenza di legislazione fra i vari paesi e questo crea un grosso problema per le restituzioni. Gli articoli si articolano secondo 3 filoni principali. Allora, diciamo dall'1 al 3. La cosa più importante, la prima cosa, identificare il bene. Quindi il primo articolo è già dedicato all'identificazione dei beni. Il secondo, alla necessità di rendere accessibili archivi agli studiosi per poter studiare appunto la provenienza dei beni. E l'articolo 3, dare risorse e personale a questo tipo di ricerca. Il secondo filone invece riguarda l'identificazione dei legittimi proprietari o eredi. E abbiamo l'articolo 4 che appunto stabilire con certezza la provenienza dell'opera. L'articolo 5, dare pubblicità alle opere ritrovate e non restituite in modo da rintracciare i proprietari. L'articolo 7, incoraggiare i proprietari o comunque ovviamente gli eredi a reclamare gli oggetti non restituiti e confiscati. E poi l'istituzione di un registro centrale, una banca dati centrale. In realtà vedremo che ci sono varie banche dati. Il terzo filone dei principi, il terzo tema dei principi di Washington riguarda la risoluzione delle controversie e quindi la necessità di raggiungere una soluzione giusta ed equa, just and fair solution, a seconda del singolo caso. Non esiste una soluzione che vada bene per tutti i casi. Le nazioni comunque sono invitate a incorporare e a rendere effettivi questi principi nei propri ordinamenti. Ogni Stato però abbiamo visto che ha una propria legislazione che non è sempre conforme ai principi di Washington e non è detto che un'opera riconosciuta come trafugata venga riconsegnata. Vediamo subito un caso che va contro i principi di Washington. Dipinto di Camille Pissarro, conservato al Museo Spagnolo Thyssen-Bornemisza di Madrid. L'opera apparteneva al collezionista gallerista tedesco Paul Cassirer, fu trasferita per successione a Lilli Cassirer Neubauer, che nel 1939, quando viveva in Germania, fu costretta a cedere il dipinto in cambio della libertà a un mercante d'arte nazista. In questo modo riuscì a ottenere un visto di espatrio per sé e per il marito. Nel 1939 il mercante scambia il dipinto di Pissarro con 3 dipinti di pittori tedeschi con un altro collezionista ebreo che cercava appunto di espatriare. Il dipinto venne comunque confiscato dalla Gestapo e da allora poi ha avuto molti passaggi di mano. Nel 1943 viene venduto all'asta a Berlino. Tutti questi passaggi li troverete nella sentenza che allego. Nel 1943 viene venduto in una grande asta a Berlino a un compratore ignoto. Dopo la guerra, Lilli Cassirer rivendica la proprietà del dipinto, di cui però ha perso le tracce, quindi pensa che ormai sia perduto e chiede una compensazione. Ma il dipinto riappare nel 1951 negli Stati Uniti e viene venduto da una galleria di Beverly Hills a un collezionista. Continua a passare di mano.
Nel 76 questo dipinto viene acquistato dal barone Hans Thijsse Bornemisza di Lugano, un grande collezionista che lo vede in un'altra galleria di New York e poi lo conserva nella villa favorita a Lugano fino al 92. Sul retro del dipinto ci sono delle tracce di etichette strappate. In una si legge ancora una parte del nome, scusate, un po' di freddo, mi metto la giacca, della Galleria Cassirer di Berlino e anche l'indirizzo della galleria. Nel 93 poi la collezione del barone viene prima noleggiata, prima data a noleggio, diciamo noleggiata, e poi venduta al Regno di Spagna, e intorno al 2000 un discendente della famiglia scopre che questo dipinto è esposto nel museo di Madrid. Fa istanza di restituzione nel 2001, l'istanza viene respinta e allora nel 2005 fa causa al Regno di Spagna e al museo. La sentenza è del 2019, quindi questa causa va avanti per molti anni. I giudici riconoscono che il barone non ha esercitato la due diligence, la dovuta diligenza nell'acquisto del dipinto, non si è informato esattamente della provenienza, ma per la legge spagnola, se un collezionista o un museo non è a conoscenza che l'opera è stata trafugata, ne è il legittimo proprietario. Quindi la Corte non può obbligare il Regno di Spagna o il museo a restituire l'opera, però ha sottolineato nella sentenza che il rifiuto di restituire il dipinto è in contrasto con i principi di Washington e con la dichiarazione di Terezin, entrambi sottoscritti dalla Spagna, che si basano sui principi morali per cui le proprietà artistiche e culturali confiscate dai nazisti durante l'Olocausto devono essere restituite a loro o ai loro eredi. Abbiamo già visto quindi alcuni limiti dei principi di Washington, non sono giuridicamente vincolanti. Riguardano solo le istituzioni pubbliche e i musei, quindi non le collezioni private, non i musei privati. Alcuni termini sono vaghi e parlano solo di confisca, mentre abbiamo già visto che esistevano anche altre forme illecite per impossessarsi di un dipinto o di una collezione. Pensiamo appunto al caso della vendita di opere d'arte per comprarsi la libertà. Gli stati non hanno fatto molto per adeguarsi ai principi di Washington. L'Ungheria possiede molte opere importanti trafugate, ma non le ha mai restituite. La Russia, in Russia si sta muovendo qualcosa adesso, ma non ha restituito nulla, né ha istituito un processo per identificare le opere d'arte. La Polonia non restituisce opere trafugate a cittadini olandesi. Per la Spagna l'abbiamo appena visto. L'Italia ha sempre ignorato i principi di Washington. Non ha fatto molto dopo i lavori della Commissione Anselmi, che poi vedremo. I musei non hanno un ufficio apposito per fare ricerche sulla provenienza delle opere. E quindi ora vediamo proprio un caso che ha coinvolto Francia e Italia.